Il mio intervento è su un tema che talvolta viene trascurato perché la Chiesa la vediamo più nella comunità interna nostra italiana rispetto alla comunità internazionale, però se noi ci pensiamo e ci soffermiamo a riflettere che la Chiesa è stata tra i primi soggetti del diritto internazionale, perché all'epoca del feudale ce n'erano solo due di soggetti, erano il Papa e l'imperatore, quindi aveva una posizione nella comunità internazionale del tutto superiore a quella di qualunque altra entità. E poi nel tempo ha avuto degli appannamenti la sovranità della Chiesa Cattolica, ma oggi è uno Stato come gli altri, con delle sue caratteristiche molto particolari. Ed è molto interessante vedere l'opera della Chiesa Cattolica nella società internazionale, nella comunità internazionale, mirata proprio a interventi che servono ad attivare e ad attuare i valori per cui la Chiesa Cattolica si muove. Oggi non lo vediamo all'interno dello Stato italiano, però noi dobbiamo spostarci, travalicare i confini del nostro Stato.